Quest'anno la settimana africana regionale che giunge alla sua 23ª edizione. La settimana africana regionale è giunta alla sua 23ª edizione e, nonostante le difficoltà organizzative causa pandemia, non si ferma. Anche quest'anno, infatti, l'iniziativa prosegue con un programma ampio che partirà domenica 27 settembre fino a sabato 3 ottobre. Tra gli eventi più in rilievo, la consegna del premio All Africa nel Cuore giovedì 1 ottobre e la serata conclusiva con un concerto gospel che titola Notte Nera. In particolare questa settimana africana si inserisce appunto in quella che è stata la pandemia appunto del Covid, dove però ci hanno molto ispirato le parole di Papa Francesco, in particolare la frase che lui pronunciò alla giornata del 27 marzo, quando appunto celebrò la messa in piazza San Pietro completamente vuota, ed era questa: non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. La settimana africana vuole in qualche modo ribadire ancora questo, cioè il fatto che dobbiamo unirci e dobbiamo essere consapevoli di quelli che sono i legami che uniscono il nostro continente appunto a quello dell'Africa. Continuerà con tante iniziative, potrete vedere il nostro programma sul sito internet dell'associazione, che è www.l'africachiama.org. L'iniziativa vedrà coinvolta anche l'associazione Plastic Free, che nella giornata di apertura della settimana africana farà una raccolta di plastica presso il lungomare fanese. Perché questa collaborazione e che cosa accomuna le due associazioni? Abbiamo entrambe l'obiettivo di informare e sensibilizzare le persone per, diciamo, poter arrivare ad assumere un comportamento consapevole sulle varie problematiche e tematiche di questo periodo, come la plastica e come anche, no, l'aiuto del prossimo, l'immigrazione, e quindi ci piaceva unire le nostre forze, insomma, per l'obiettivo comune appunto di sensibilizzare per un comportamento consapevole. Un grande valore quindi quello che questa iniziativa porta alla città di Fano, come testimoniano le parole dell'assessore al welfare Dimitri Tinti. Noi come amministrazione, come assessorato al welfare di comunità e quindi come comune di Fano, abbiamo deciso anche quest'anno, confermiamo il sostegno, il patrocinio, perché crediamo davvero nel valore, nel senso vero di questa iniziativa che insieme a tutte le altre, gli altri progetti che porta avanti in quei territori, in Africa, però ha la capacità anche in questa settimana, ma non solo in questa settimana, che inizia il 27 ottobre, di promuovere davvero la cultura dell'accoglienza, della sensibilità, quest'anno anche in tema ambientale, perché davvero l'ambiente è un tema che poi coinvolge anche le migrazioni, e in tema di cooperazione internazionale. Noi vogliamo, come amministrazione comunale, che davvero questa cultura della sensibilità e dell'accoglienza possa diffondersi e quindi aumentare la consapevolezza.